Questo è un bruciatore a gas ed è sostanzialmente molto simile a quello che abbiamo visto prima a gasolio. Anche qui ci sono i tre circuiti, circuito aria, circuito gas e circuito elettrico. Partiamo col circuito dell'aria. Vediamo una sostanziale differenza rispetto a quello a gasolio, cioè il motore che è posto da questa parte, sul suo albero ha montata la ventola che provvede al soffiaggio dell'aria. Però si capisce, non c'è una pompa del metano, infatti a differenza del bruciatore a gasolio, il metano arriva al bruciatore per effetto della pressione di rete poi ridotta da un riduttore. Cosa significa tutto questo? Significa che in caso di arresto del motore per un guasto, un filo staccato, qualcosa, bisogna essere sicuri che ci sia il soffiaggio dell'aria, cioè il motore si arresta, ci vuole un segnale che dica guarda che non c'è più aria. Questo segnale arriva da qui. Questo è il presostato di minima aria, cioè è un presostato che, come vedete, legge la pressione della cassa dell'aria. Pertanto, se il motore gira, il soffiante soffia, lui rileva che c'è una pressione. Se il motore si ferma per qualunque ragione imprevista, lui si accorge perché non c'è più la pressione positiva e dà il segnale, il bruciatore va in blocco. Per quanto riguarda il circuito, la parte gas, tutti questi componenti che vediamo qua nel loro insieme vengono denominati rampa gas. Cioè per rampa gas si intende l'insieme dei componenti installati sulla tubazione del gas. Vediamo che il primo componente qui danneggiato è il giunto antivibrante. Questo giunto antivibrante ha la funzione di staccare, separare dal punto di vista meccanico quella parte di rampa gas che è solidale con il bruciatore, siccome il bruciatore al suo interno ha un organo di rotazione, la ventola, che potrebbe sporcarsi, sbilanciarsi per varie ragioni, è possibile che il bruciatore origini delle vibrazioni. Per evitare che queste vibrazioni, propagandosi alla parte del tubo del metano che è rigidamente fissata alle strutture dell'edificio. Per evitare questa propagazione che potrebbe portare per fatica a crepare la tubazione del metano, è prevista una separazione meccanica dal punto di vista delle vibrazioni. Ecco quindi che questo non è un giunto di dilatazione, infatti non ha la parete multistrato, ma è un giunto antivibrante. Il componente successivo, qui capovolto, è un filtro. Questo è per impedire che qualunque cosa proveniente dal tubo del metano, da un residuo di straccio, da una vite o qualcosa, possa mettere in crisi il riduttore regolatore di pressione. Quindi abbiamo giunto antivibrante, filtro, riduttore regolatore che abbassa la pressione ai valori previsti per questo bruciatore. E poi abbiamo questo insieme di valvole e presostati. Allora, che cosa vediamo qua? Qui vediamo che ci sono due valvole, in questo caso sono due valvole, una delle quali è in grado di aprire e chiudere, l'altra deve essere in grado di aprire e chiudere e modulare in questo particolare bruciatore. Ci sono anche bruciatori che usano sistemi diversi tramite una serranda, va bene. I presostati sono il presostato di massima gas e presostato di minima gas. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento che la centralina decide che riceve il segnale, deve far partire il bruciatore, è inutile tentare di avviare il bruciatore se non c'è il gas. Supponiamo che sia stata chiusa la valvola fuori dall'edificio. Presostato di minima rileva che ci sia una pressione minima del gas. Il presostato di massima sorveglia sostanzialmente il riduttore. Pertanto, se il riduttore dovesse bloccarsi e dovesse arrivare la pressione della rete o dalla precedente riduzione, magari, se quella pressione lì dovesse arrivare alla valvola, il presostato di massima rileverebbe questo valore troppo alto e impedirebbe l'avviamento. Quindi di minima che ci sia il gas, di massima che non, la pressione non sia troppo alta. Dopodiché abbiamo queste due valvole, vabbè, sì, abbiamo due valvole, perché sono due? Per essere sicuri che se anche una si rompe, ce n'è un'altra che eventualmente impedisce fuoriuscite di metano
non volute che potrebbero portare a incidenti anche gravissimi. Perde il fatto di avere due valvole perde di senso se non c'è un sistema di controllo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se una valvola dovesse rompersi e rimanesse aperta, nessuno si accorgerebbe fin tanto che l'altra funziona ancora bene. Dopodiché si romperà anche l'altra e siamo da capo. Allora, esiste un presostato, questo, che si chiama dispositivo di controllo tenuta valvole. Questo presostato, dal punto di vista idraulico, è collegato al tratto fra le due valvole. Come funziona il controllo della tenuta valvole? Allora, quando il bruciatore inizia la fase di accensione, mentre nel circuito aria parte la ventola e inizia il lavaggio della camera di combustione, viene aperta e chiusa la seconda valvola. In questo modo, essendo il tubo del metano collegato alla testa di combustione, noi abbiamo all'interno della testa di combustione e all'interno di questo tubo sostanzialmente la pressione atmosferica. Aprendo e chiudendo questa seconda valvola, avremo che la pressione atmosferica ce l'abbiamo anche nel tratto tra le due valvole. A questo punto, dopo aver aperto e chiuso questa, qui dentro c'è la pressione atmosferica. Questo presostato, il dispositivo controllo tenuta, ha una taratura che è a metà fra la pressione che abbiamo ridotta dal riduttore e la pressione atmosferica. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui deve non rilevare una salita di pressione. Se nel tratto compreso tra le due valvole, dove noi aprendo e chiudendo questa, abbiamo ottenuto la pressione atmosferica. Se qui dentro la pressione dovesse salire, lui si accorgerebbe. E quale sarebbe il motivo? Vuol dire che questa valvola non tiene, per cui la separazione fra la pressione ridotta dal riduttore e il tratto fra due valvole non c'è separazione e questo gas in questa pressione sta facendo salire la pressione qui. Terminata questa fase di controllo di questa valvola, la seconda, bisogna controllare la prima. Come si fa? Allora si apre e si chiude la prima valvola. A questo punto la pressione ridotta è anche presente all'interno del tratto fra le due valvole. Nuovamente, il dispositivo di controllo tenuta cosa fa? Sorveglia che questa pressione non vada a diminuire. Se la pressione nel tratto fra le due valvole dovesse diminuire, cosa significa? Significa che il gas sta sfuggendo. Dove va? Passa attraverso la seconda valvola e sta andando nella zona della camera di combustione. Quindi, ricapitolando, apro, chiudo, pressione atmosferica, questo verifica che non salga. Se sale è colpa di questa. Dopodiché, apro, chiudo questa, pressione ridotta del gas, sorveglia che la pressione non scenda. Se dovesse scendere, la colpa sarebbe della imperfetta tenuta di questa. Se tutti questi segnali sono ok, quindi c'è gas? Sì. Ce n'è troppo? No. Riduttore funziona. Apro, chiudo, nel frattempo verifico tutto a posto. A questo punto per la parte gas siamo a posto e si può procedere con l'avviamento. Il ventilatore sta già soffiando a questo punto da probabilmente 2 minuti o 1 minuto e mezzo, quello che è. In questo caso non c'è alcun collegamento meccanico o idraulico, come abbiamo visto per il bruciatore a gasolio, fra la regolazione dell'aria e la regolazione del gas. Quindi il collegamento in questo caso è di tipo elettronico. Questa riceve dei segnali e decide di modulare la potenza come vuole lei. E conseguentemente da questa parte vediamo che c'è il motore, questo motore passo passo che decide la posizione della serranda dell'aria. Il bruciatore, nella fase di lavaggio, appena arriva il segnale di partire, apre completamente la serranda aria, fa nel frattempo il controllo della pressione dell'aria, tutti i controlli della rampa gas. Dopodiché, quando è pronto per l'avviamento, riduce al minimo la posizione delle serrande dell'aria. Anche in questo caso disattiva il dispositivo di controllo presenza fiamma, che in questo caso non è una fotoresistenza, ma è una sonda ionizzazione che vedremo in futuro che è posta qui davanti. Possiamo vederla, anzi, anche subito. Ecco,
Questa sonda, qui ce n'erano due di queste asticelle, poi i ragazzi ne hanno rotta una. Una è quella che è immersa nella fiamma, la fiamma conduce corrente, pertanto fin tanto che questa è immersa nella fiamma abbiamo la rilevazione della presenza fiamma. L'altra è per provocare la scintilla, l'arco elettrico che accende il fuoco. Dunque, stavo dicendo, fase di avviamento. Partita l'aria, tutta la parte gas a posto, apertura totale delle serrande, lavaggio alla massima portata di aria, posizionamento al minimo, disattivazione del dispositivo controllo presenza fiamma, la sonda di ionizzazione e arco elettrico. A quel punto parte l'arco elettrico, questo qui è il cavo di alta tensione, parte la nostra scintilla, tempo qualche secondo, viene fermato l'arco, chiaramente apertura del gas, alla portata minima corrispondente alla portata d'aria, dopodiché interruzione dell'arco elettrico, riattivazione della sonda ionizzazione. Se tutto è andato bene abbiamo gas aperto al minimo, aria al minimo, arco elettrico spento e sonda ionizzazione in funzione. Trascorsi alcuni secondi di stabilizzazione della fiamma, perché non dobbiamo dimenticare che fiamma, camera di combustione, giri di fumo, canna fumaria, quindi bisogna che con calma il tutto raggiunga un attimino un equilibrio, dopodiché l'elettronica va ad aprire aria e aprire gas in funzione della richiesta di potenza. Questa è la sequenza di avviamento di un bruciatore a gas.